Comune di Arezzo ha deciso di uscire dal progetto SPRAR, il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, di cui era anche capofila in quanto comune capoluogo, una decisione presa ad inizio 2017. Siamo in una situazione di grave carenza di personale e pertanto anche le due unità, tre che venivano impegnate per seguire la gestione dei 55 posti provinciali, è stata valutata così. Non, sotto anche un aspetto di valutazione del fine di questo progetto, che doveva avere un tempo limitato, 6 mesi al massimo, riconfermati a 12, per essere poi introdotto e inserito nella società, dargli la possibilità, una fase cuscinetto per poi passare a una vita autonoma nella società. Poi di fatto, dati i tempi per il riconoscimento o meno dello status di rifugiato, che oggi sono mediamente 2 anni, 2 anni e mezzo, si prolungano fino a 3, ha perso la sua valenza, il suo significato, per cui è diventato solo la gestione dei cittadini stranieri in uno stato ancora che non è quello reale del rifugiato e per cui non ha, secondo noi, neanche ha perso il suo significato. 55 il numero totale di posti di accoglienza per richiedenti asilo nel territorio provinciale con il progetto SPRAR, di cui 15 riguardavano il comune di Arezzo. Questi 15 cittadini sono, non so se sono rimasti come numero nel progetto, che adesso è gestito dalla provincia di Arezzo, che è il nuovo ente capofila. Credo che siano riusciti a inserirli presso altri comuni che si sono resi disponibili. I richiedenti asilo attualmente presenti nel comune di Arezzo sono 358, accolti nei vari CAS, centri di accoglienza straordinaria, diffusi capillarmente su tutto il territorio. Devo dire che, escluso l'hotel a Rigutino, il Palace, c'è veramente un'accoglienza distribuita capillarmente che ci dà l'idea come comunque il fenomeno nel nostro territorio è gestito in maniera egregia, senza ammassamenti, che come abbiamo visto dove ci sono gli ammassamenti ci sono sempre fenomeni, anche patologie nel sistema di accoglienza.